ancora con noi, ci farà ancora ridere e gli abbiamo strappato la promessa che se quest'anno passa la maturità, il prossimo anno sarà nuovamente con noi per prepararci qualcosa del suo repertorio. Ritorna quindi Lorenzo. Allora chiamerei le veline, dove sono le mie veline? Le veline dove sono? Dove sono? C'ho bisogno di due veline, dove sono? Ecco la velina, ammazza, oh mamma mia. Manca solo il capito, poi siamo a posto. Non è quella. Allora. Prego signorine. Allora adesso vi mostro l'abaco dei professori. Sono le caricature dei nostri professori. Allora, sfogliamo. Via il primo. La professoressa Focardi. Gira, gira, gira. Gira. La professoressa Anna Lucia. Gira! Il preside! La Barbis! Gira! La Simonetti! Questa chi è indovinata da voi? Chi è questa? Indovinata da voi? Chi è questa? Eh? Come si chiama Grossi? Io sapevo come si chiama. La Grossi. La Grossi. La Salvi. La Salvi! Girai! I Pannini! Girai! I Manici! Girai! I Turi! Questo è uno scampone! I Sartori, c'è ancora chi se lo ricorda, la Gerli, la Iacono, la Di Bella, la D'Argenio, la Cecchi, la Baiocchi, la Paulesu, chi se la ricorda? I Tasselli, per chi ancora se lo ricorda? La Hacetti, chi se la ricorda? La Dini, l'inglese, e non c'è più. I Frediani. Bardoni,
Marco! A Succi! La Sisini! La Sarti! I Pretini! I Parnis! La Massari! Sembra la donna di Red e Top! Marziano! E per par condicio mi sono fatta anch'io, a me non possa dire nulla. Ora, questi si fa un po' alla Vauro. Prego, fumetti sui professori, che nessuno se la prenda assolutamente. Non voglio sentire soli. Aprite. Protagonista la Barbis. Prende la gomma da masticare, dice forse ne mastico troppe, perché vola via. Girare. La Sarti. Ho spiaccicato una mia cellula, faceva la meiosi. La Di Bella si tuffa nello yogurt, fate l'amore con la professoressa. La Sarti, la cellula. Chi dice che le cellule non si vedono? Nudo, guarda in mano. Girare. Sassano, il fonato, mi ho messo un po' di capelli. Girare. L'Anna Lucia, basta vedere questi maschi pelosi, i peli alle donne. Girare. Il Sassano, la toccata. Oddio, che succede? Ho perso la memoria, questo non lo so fare, devo andare a ripetizione. Girare. Il Sassano, il tutù. I Bardoni, la palla, mondo fondo l'ho rotto. Girare. La Massari, l'euro, vestita da euro. Girare. Girare. La Barbis e la Cecchi. La Barbis alla Cecchi. Chiara, non hai la minima idea dello stile, del senso della moda. La Chiara, beh, penso che dipenda da quello che uno... No, no, non era una domanda. Modello, il diavolo veste Prada. La mano invisibile dell'economia. Sento una forza soprannaturale che mi risucchia. La Massari. La Barbis alla lavagna. Ragazzi, oggi spieghiamo goniometria. Girare. Cecchi Banni. Che succede, amico? Con le calotte. La Cecchi, la mela dei desideri. Mangia la mela piccina ed esprimi il tuo desiderio. Vorrei che al bar del Cellini mettessero in vendita la frutta. Ultima parola ai Sartori, che se n'è andato da 2 anni. Il razzo. Ora che sono partito per l'istituto d'arte, secondo voi troverò più gente normale? Qui questa domanda rimane irrisolta. Venite a lavorare, raccogliere, raccogliere. Ringrazio ancora la professoressa Succi, il preside, tutti quelli che hanno consentito. Chissà se ci rivedremo un altro anno. Io spero di non tocco coglioni, però semmai torno anche se non ci sono. Sicuramente tornerà da attore professionista che frequenta la sua specializzazione, vero Lorenzo? Spero di sì. Al DAMS. DAMS di Firenze. Finalmente anche noi abbiamo DAMS a Firenze, dopo tanti anni. Grazie Lorenzo. Nella prima parte della sfilata abbiamo ammirato gli abiti ripresi
dall'archivio dell'istituto. Poi abbiamo visto la sfilata dedicata alle giovani degli anni 50. Ora è arrivato il momento di presentarvi i lavori realizzati dai nostri ragazzi durante le ore di terza area. I ragazzi delle associazioni di Medizia Moda hanno realizzato quattro collezioni ispirate agli altri.